strumenti di potenza marinara dell'Italia imperiale. La più rapida e poderosa nave da guerra del mondo, compiuta espressione del genio e dell'operosità di nostra gente, realizzata con la più assoluta autarchia di materiale e di mezzi, inquadrata dall'obiettivo nel porto di Genova. Questo nuovo colosso dei mari, che possiede corazze tali da sfidare l'insidia del siluro, è ricco di un armamento capace di concentrare sul nemico un fuoco davvero selvaggio. Una centrale di galleggiamento garantisce la nave mediante allagamento dei compartimenti da qualsiasi sbandamento e da eventuale incendio del deposito munizioni. Una centrale elettrica sviluppa energia sufficiente ad illuminare una città grande come Firenze, e quattro poderosi gruppi motori di tre turbine ognuno le consentono di superare la velocità di 30 miglia orarie collaudata nel mare di Genova. La Littorio, nonostante la sua formidabile mole, batte perciò in velocità qualsiasi nave del mondo. L'assenza quasi totale di vibrazione, pregio di grandissima importanza per una nave la cui funzione dominante, quella di sparare, è sottoposta ad infiniti impercettibili calcoli, dà l'impressione che stia ferma la nave e fuga sotto di essa il mare, mentre questa magnifica unità taglia l'onda con la prua possente e solleva un impressionante rigore di spuma col vertiginoso roteare delle pale d'acciaio delle sue eliche. La Littorio è pronta per entrare in squadra. A breve scadenza di tempo, altre quattro corazzate. Doria, Duilio, Vittorio Veneto e la gemella Impero già varata, ed ora in allestimento, la seguiranno a presidio del Mare Nostrum.